Buonasera a tutti, sono Luigi Onaraco, se preferite bentornati sul mondo del combatto versione JAP e Global con l'analisi dei PG di Heroes. Il prossimo PG ad essere analizzato sarà Kamba, versione Super Saiyan, Grande Scimmia, come meglio volete definirlo, ESA di un PG di tre anni fa ormai, che è stato fatto in maniera interessante, ma presenta molti problemi che ha anche la versione free to play. Andiamo in ordine: 12.078 HP, 15.037 attacchi, 8.421 di difesa ad ability free. Leader extreme 3 key 100%, lasciamo perdere. Passiva 2 key stats 200%, ottimo miglioramento, bisogna adeguarlo ai tempi, l'aumento di stats e questo qua già lo rende semigiocabile. 50% di difesa dopo aver ricevuto un attacco. Alte chance, 50% di stannare i super dopo aver ricevuto un attacco, 50% d'attacco e critico garantito contro gli stannati e sotto il 50% di HP, 50% di diventare grande scimmia. Allora, stesso problema del Kamba Free to Play. È un PG disegnato per essere giocato in prima posizione. Lo accomuno molto alla Brainwashed, cioè un PG pensato prevalentemente per la ROAD, prevalentemente in quanto il ROAD se parte lo stun esattamente come se parte la Brainwashed e Aquaweena quasi. In questo caso ha bisogno di molti meno debuff sull'avversario per avere un massimale attacco con critico garantito, tra l'altro, quindi ottimo. Però non funziona al meglio. Allora, abbiamo delle difese comunque accettabili. Calcolate che nel caso lo abbiate ability full, abbiamo 11.000 di difesa che viene quintuplicata dalla leader skill e poi ulteriormente triplicata dalla sua passiva, più un ulteriore 50%, che non è pochissimo, si assesta su quei 300.000 ability full circa, direi, credo, circa 250-100.000 all'incirca. Che non è tantissimo. Il fattore che rende questa carta molto buona, a mio avviso, è quello stun. Tutti noi abbiamo avuto difficoltà, o quasi tutti, in alcune ROAD, ovvero la Giant Ape, o no, la Giant, più che la Giant Ape, relativamente. Però la Giant ci ha dato molti problemi, e anche altre ROAD delle sue categorie possono darcele. Se gli avversari sono tutti super, lui è un distruttore di ROAD, molto tranquillamente. Fuori dalla ROAD è pressappoco inutile, anche se, essendo che il suo best buddy è Gohan Super Saiyan 4, si può pensare ad alcuni team carini per abusare della grande scimmia. Esempio, magari avete una sesta posizione in un Giant Ape Power che non sapete come occupare in quanto vi mancano i PG, lui può essere interessante perché comunque un turno o due di immortalità possono darvi quei milioncini in più per chiudere la battaglia. Anche la Evolved 3 non è scontato, però può aiutare, può aiutare. La build che consiglio rimane il critico perché se il nemico non è standato dovete far danno. Link, Super Saiyan, Serenetto, Gasnail, Saiyan Roar, Transform, Provato, Shenanigans, e categorie da tante, Giant, Pure, Time, Super Saiyan, Dragon Ballino, Jet Power e Crossover, quindi funziona. Bisogna un attimino semplicemente riuscire a gestirselo al meglio e anche avere un po' di culo. Il pre-default è che bisogna avere ad ability perché renda davvero. E se pullate su Heroes non è il PG che vi spero che teniate. Però sì, lo reputo stesso livello della Brainwashed, giusto leggermente magari migliore, perché non necessita di 20.000 status al nemico per funzionare e ha qualche categoria in più. Detto questo, noi ci vediamo con la prossima analisi. Alla prossima!